Siamo con Emilio, già lo conosciamo, Emilio Pesce, ciao, da Orlando in Florida, ma non è lui il protagonista di questo nostro incontro, è la sua nonna, Angela Carpentieri, che invece è in provincia di Salerno. Buongiorno signora Angela, buon pomeriggio. Allora, intanto suo nipote Emilio mi ha detto è un sergente di ferro, ma tutti i nipoti la chiamano così o solo Emilio? Mi chiamano perché papà nella prima guerra mondiale fu sergente, anche con qualche grado, e fu insignito anche di medaglie di bronzo, due medaglie di bronzo, perché fu invalido quarta o quinta categoria. Il proiettile gli trapassò cinque costole e un lembo del polmone destro. Mamma mia, e quindi tra la stomaca e la pancia aveva un vuoto che ci andava un cagnolino nato. Mamma mia, e per questo la chiamano sergente. Non... Però un uomo di ferro. Un uomo di ferro anche lui. Con una salute di ferro. E anche lei come salute vedo che sta bene, perché intanto... No, io sono tale qua da mio padre. Allora, lei signora, delle donne non si dice mai l'età, però lei signora ci può dire quando 90. È nata? 90. 90 anni. Lei è nata quando? Quando è nata nonna? Primo marzo del 1930. Alle 6 di mattina. Alle 6 di mattina, quindi anche una memoria di ferro. E poi nata in casa, in un colpo subito venne fuori. Ci picchia, quindi perfettamente, parto perfetto. E poi subito dopo il parto però lei ha avuto un battesimo particolare, mi diceva, un vero? Battesimo particolare, però mamma ebbe tanto latto che io non ho pigliato tanta profusione, però sono stata vivacissima, diceva mio padre, io al posto tuo potevo crescere 10 figli. Quindi... E tanto che ne ho combinato di ragazzate, che sono viva per memoria, ma il premio Dio mi ha voluto sulla terra. Però lei ha avuto un trattamento particolare, i piedi da una parte e i piedi dall'altra, l'acciaio e il vino. Il trattamento particolare era sempre sul cibo massimamente. Guaio se io la domenica, il giovedì, non mangiavo del tutto una braciola di carne. Diceva mio padre, la ragazza non sta bene. Invece io poi che avevo già mangiato tante cosine per conto mio, era abbastanza sazia. Certo. Poi avevo l'abitudine, fino all'età di 12 anni, d'estate, di pomeriggio, ho dormito sempre su un albero di lecce. Mi ero fatto un piccolo cuscino, me lo legavo al petto, salivo sull'albero, scioglievo il cuscino, lo mettevo ad alzare e mi mettevo sdraiato e mi facevo dei sogni meravigliosi. Bellissimo, molto 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 bello. E lei è nata nel 30, nel 40-45 c'è stata la guerra, però lei come l'ha vissuta? L'ho vissuta proprio in pieno la guerra, perché quando ci fu il bombardamento, a parte che vedevamo sempre le superfortezze volanti che passavano per il mio paese e andavano a bombardare Napoli, e noi insomma contavamo fino a 170 carichi di bombe che andavano, e figuratevi, avevamo pure molti sfollati del Napoletano e di Torre che stavano da noi. Poi l'ho vissuta perché siamo stati anche bombardati, noi perdemmo tutta la casa, perché poi siamo stati sempre così denti, tenevamo 20 alloggi tra camere e negozi. Poi avevamo tutto un pezzo di terreno diviso ai cinque fratelli, ognuno aveva il suo orto con il cancelletto. Dunque, un cortile meraviglioso, dunque ho avuto un'infanzia libera. Non mi è mancato mai niente. E mia nonna, che si chiamava Marianna, la chiamavano la padrona Marianna, era molto generosa. Quando venivano ad abitare i fittavoli, gli dava anche a mangiare. E c'è stato un episodio, io da grande, andando da un fruttivendolo,
vidi un signore che le cadevano le lacrime dagli occhi e mi guardava. Disse a tutti: vedono, ma perché quel signore mi guarda? Perché avete conosciuta, siete la nipote della padrone che tante volte ha mangiato e non si è morto di fame perché lei gli dava del cibo. Quindi non siamo solo... Siamo stata una famiglia generosa. Non solo la tradizionale ospitalità, qui c'era di più, c'era il buon cuore. E anche questi sono sentimenti che la famiglia vi ha trasmesso, perché uno dice, beh, hanno vissuto bene, beh, però con dei principi però molto... Però vi devo dire che di tutto il parentato io sono quella che ha portato la tradizione avanti, e poi eravamo una ventina di nipoti, sono stata l'unica che ho seguito la scia di mia nonna perché mio padre amava molto la mamma. E quindi... E quando lei si allettò, mio padre la pigliava, la teneva in piedi e mia mamma la puliva, le metteva un po' d'acqua, e lei diceva in continuazione: dovete fare una buona morte veloce, e la fecero loro senza sofferenza. Mi sembra che mio figlio, tenendomi in casa magnificamente bene, anche mia figlia che viene da Torino, mi stanno facendo gli stessi trattamenti. Bene. Nonna, Elso, facciamo raccontare alla nonna della contessa piemontese. Poi mio padre, stando in trincea, in prima linea, vi devo dire questo episodio, viene Natale, allora lui fece alzare l'inno "Scendi dalle stelle" alla notte di Natale. Dall'altra parte il nemico, sparando a salve in aria, intonarono anche loro nella loro lingua, forse austriaca, tedesca, non so, il canto di Natale, ed è stato un bel ricordo questo. Certo. Poi quando fu ferito fu messo già tra gli agonizzanti e i morti, perché lo ritennero morto, sino che passò una duchessa bellissima, una dama di carità, che portava una mantiglia. Mio padre, astendo con due dita, afferrò questo velo. Lei, pensandosi impigliata, si girò, e quando vide che mio padre aveva gli occhi mezzo aperti, disse: ah, che giovane bellissimo, che peccato. Immediatamente fu trasferita a Bologna nel migliore ospedale di campo ed ebbe un trattamento straordinario. È una ripresa bella, sino che quando poi da San Severino andò la nonna, figuratevi, che astendosi andava a Salerno con il figlio Vincenzo, che è stato un ottimo meccanico e anche inventore, con 8 brevetti, uno persino con il Canada. E allora andarono a Torino, disse mio padre: nella valigia devi portare una bella pastiera di Vaccheroni, mi devi portare una braciola, mi devi portare delle polpette, del salame e un bel fiasco di vino buono. Misero in valigia e partirono. E figuratevi, poi ci fu una ripresa straordinaria. Quando passarono i medici di controllo, dice: che significa la vista dei genitori, la vista della mamma? Papà si mise a ridere e dice: voi avete fatto del tutto. Sono riconoscendo a voi, ma il cibo portato da mia madre, dice, tengo la valigia. E poi aveva anche spensato agli altri soldati. E allora è una ripresa straordinaria, anche con il cibo. Il cibo, la napoletanità e il cibo, quanto sono... La napoletanità, senz'altro, perché poi papà, oltre ad essere un buon gustaio, era anche amante della lirica. Le ha imparato tutte le opere, io so le arie di tutte le opere. Di che anno era il nonno? Di che anno era il bisnonno? Di che anno era? L'anno di nascita? Ah, papà era del 1893. La mamma pure del 1893. Lei è nata a febbraio e papà è nato a maggio. E poi mi diceva mia mamma che nel 29 ci fu un grande terremoto. Dunque, perciò io tenevo i riflessi di questa vivacità del terremoto che c'era stato. Certo, beh, parliamo di... E poi mi parlava e così i patti latinensi.
A parte la Teranese, certo, sì, certo. Beh, parliamo di persone di due secoli fa, noi non ce ne rendiamo neanche conto. Poi la seconda guerra mondiale. Certo. Alla seconda guerra mondiale io avevo 12 anni e qualche cosa. Allora la notte del 43 del 9 settembre del 43 ci fu un'incursione tremenda e incominciarono a lanciare gli spezzoni incendiari che facevano luce per far vedere dove dovevano buttare le bombe. Uno spezzone di quello andò a finire sul terrazzino della mia casa. Io per uscire dal letto dovevo attraversare le fiamme. Figuratevi che le attraversai come un raggio, non mi bruciai niente. Mamma mia! Quando i miei genitori mandavano, dice a ragazza dove state, che scendete che io già sto giù. Certo. E ci mettemmo dietro al portone, il grande portone. Io vedevo la carlinga dell'apparecchio con il carrello di atterraggio, figuratevi, e che stavano bombardando. Il perché? Noi ci trovavamo con l'abitazione da una parte un ponte ferroviario che portava ad Avellino e portava la strada che andava a Salerno, poi dall'altra parte tenevamo un altro ponte sul fiume che portava ad Avellino, e allora dovevano passare i tedeschi che scappavano per andare in Irpinia. Certo. Allora c'era tutto un giorno, c'era tutta una colonna di carri armati tigre che arrivavano con la torretta al primo piano dei palazzi. Allora, siccome papà e uno dei fratelli Vincenzo erano degli sfegatati socialisti, contrari al regime, però papà sempre ammirato il cervellone di Mussolini e diceva che peccato, è intelligente per essere molto volubile, si è messo con uno più furbo di lui che poi dopo la accopperà. Però state a sentire, questa è una cosa tremenda, però io sempre appesa lo vedrò. Quando uscì il fatto che l'avevano ammazzata e l'avevano messa per cetre, ma come hai potuto? Dice, me lo sentivo e lo sapevo. Aveva sbagliato tutto. Allora, per dirvi, mentre che passava questa colonna, si fermò la colonna e vicino a ogni carro armato c'era un grande soldato, ma poi erano tutti della stessa altezza e della stessa bellezza. Eh sì, perché quello era la razza ariana, era così. Certo. E allora con un mitro spianato in mano, papà e gli altri fratelli che erano a secco di sigarette per fumare, li vedevo come i pazzi, dicevo, datemi i soldi che io vado dal tabaccaio sul ponte e li vado. Dico, ma come? Lascia stanno, e che me ne frego? Mi presi i soldi e attraversai i carri armati. Quello col mitra disse, signorita, dove va? Allora io, per non dire che andavo a prendere le sigarette, disse che mi serviva il sale per condire il cibo. Mi arrivò a capire, perché io feci con le dita così, poi fece, insomma, che dovevo condire, dice, allora vado, va. Quando andai a tabaccare, che poi si davano alla rinfusa, erano l'Africa orientale italiana e poi le monital. E allora, nello stesso tempo, disse al tabaccaio, io me le metto in petto le 9 sigarette che avevo comprato, però datemi in mano una carta col sale, che se quelli mi fermano, io mostro il sale. Come fate? Quello lì mi fece un sorriso e fece una mossa per dire che io avevo avuto molto fegato, perché fu l'unica del paese che stava lì presente. Al ritorno, furba, invece di andare nel mio portone, c'era un altro accostato. Mi ficcai in quello, perché dico, se mi seguono, poi vedono gli uomini che stanno nel cortile. Certo. E già vi dico che malizia ho avuto e che vivacità ho avuto da piccola. Sempre. Allora, statemi a sentire, quando mio padre una volta mi disse, mamma mia, e ti ho fatto femmina, disse sì,
rispose subito, perché se ero maschio eri il secondo Giuseppe Garibaldi. Ed è, con uno spirito è vero, così sicuramente. Peraltro Poi vi devo raccontare un altro fatto. Certo. Allora poi la colonna andò in Spagna e noi dovemmo sfornare, ce ne andammo in alta montagna, nel paese Villa, un paese in alta montagna che si chiama Villa. E se non che, mentre che stavamo in colonnata di giorno, mio padre mi faceva un rumore con la bocca, facendomi sentire il sibilo dei proiettili. Com'era il sibilo dei proiettili? Com'era la gittata e com'era quando poi scoppiava. Allora, mentre che stavamo in colonnata, io sentivo venire un sibile. Disse a tutti quanti alla colonna, abbassatevi. In quel momento che ci abbassammo, la grande scheggia andò nel muro, se no eravamo falciati 3-4 di noi a metà. Cosa vuol dire avere essere attenti, essere io sono stata sempre attenta e vivace, e certo. Poi desiderosa sempre di sapere la verità fino in fondo. Questa è una cosa che oggi è molto difficile da trovare. La verità su tutto. Però, la verità perfino sulla religione, adesso andiamo in un altro campo, perché io sono terziaria francescana, figurate. Ammiro che il nostro Signore è nato povero nella stalla, questo e quell'altro. Però venendo i Maggi e portando quei tre cofanetti è diventato ricco dai niente. Certo. Perché uno dei cofanetti era pieno di oro. Certo. Ma voi avete più saputo quei tre cofanetti che fine hanno fatto. Beh, allora, la meraviglia mia, essere nato povero e diventato ricco. Ma in seguito hanno fatto sapere che fossi i Maggi non sono mai venuti. Perché una volta venuto con i cammelli e lasciare quei poverini con un'asina abbandonata, era diritto loro, metterlo sui cammelli e portarlo fino a Betlemme. Certo. Certo. E mi sembra è una mancanza questa. E vabbè, togliamo di mezzo questo fatto. Vabbè, però una bella interpretazione. Allora poi, Santa Villa. Elsa, fai sentire lì. Santa Villa sfollate, vedevamo il golfo di Salerno, dove doveva venire lo sbarco degli americani. Certo. Là nel golfo c'erano in aria dei palloni grandissimi, bellissimi, quando una stanza che dovevano contrastare l'atterraggio degli apparecchi. Allora io da lontano, 14 chilometri, dicevo, mamma mia, come sono belle, se uno di quello si sciogliesse. È una cosa, quando i vestiti, insomma, uno erano di seta, finissimo. Quando fu una mattina, da lontano stava arrivando un pallone. Si era sganciato e dove si viene a mettere? Nell'orto che stava sotto alla nostra casa. Tutti quelli del paese si fecero tante belle veste. Anche quello fu utile. Allora dove stavamo? Era Villa e c'erano i ragazzi nel cortile che facevano tanta ghiaccia, non potevamo dormire certe volte. Disse un cugino mio, che poi è stato un famoso medico, dice, ma intanto quando disturbo stanno tanto? È vero, Sarge, rispose mio padre, e che voi? Sono di Villa e sono villani. fai la domanda, Enzo. No, io vorrei, no, perché ero curioso di una cosa io, perché già ho capito dal suo papà e da come è guarito che voi avete un rapporto col cibo tutto particolare. Al sud è così, anche noi abbiamo una bella tradizione al nord. Sì. E questa poi è una cosa che la lega al suo nipote, che è dall'altra parte del mondo, perché lui è nella ristorazione. Quindi voi col cibo avete avuto arrivare a 90 anni. Ah, con il cibo un buon gustaio che non vi so dire. E diceva ogni volta, quando si univa, dei cibi assieme, che sposalizie che hanno fatto, che festa ha fatto lo stomaco. Certo. Allora, quando io ho sentito dire per televisione, dagli chef, dice come si è sposata bene questo competente, che papà lo diceva sempre. Certo.
Ah, poi c'è un fatto che papà che non voleva essere mai impiegato, che lo poteva essere perché era invalido, no, doveva essere libero. Dopo perduto tutto potere, questo e quella, finalmente accettò il posto come messo comunale, sul messo comunale, che poi questo amico di mio zio che era consigliere creò il messo comunale che non c'era. Allora, siamo state sinistrate nel 19 del settembre, il posto l'ha avuto a novembre, quando è stato dicembre nel 43 hanno messo la prima volta la tredicesima. La tredicesima è stata messa nel 43 a dicembre. Allora, siccome aveva portato il buon auspicio, gliela dettero tutto per intera. Allora, figurati, intere quelle, e ci facevamo un Natale meraviglioso. Bene, bene. Voi siete molto legati, anche noi a Norma, voi al sud ancora di più, alla famiglia. Che cosa si faceva nel dopoguerra lì? Come si lavorava? Vedete, il dopoguerra, prima base, prima del dopoguerra c'è stato il business, perché facevano tutto il mercato nero. E allora, specialmente contadini che tenevano fagioli, questo e quell'altro, non mi so dire, a volte per 2 chili di fagioli si sono pigliate magari dei brillanti vicino alle orecchie delle spalle, tanto per dirvi, si approfittò in quel periodo. E poi c'era anche chi portava un poco, trafficando un poco di olio, un poco di farina, di fagioli, di cose, però se li accappavano, andavano in carcere, figuratoci, doveva fare tutto sotto bando. Certo. A noi veramente non è mancato mai niente, anzi l'abbiamo dato e non, insomma, l'abbiamo... Tutto. Ma il dopoguerra, nonna, il cibo nel dopoguerra. Poi il dopoguerra, quello che vi devo dire, molto dobbiamo a De Gasperi, perché seppe fare molto bene con gli americani, che sono stati dei grandi signori. Avemmo subito il risarcimento, figuratevi a quei tempi, papà lo voleva fare di 70.000 lire perché non fece bene i calcoli, tra bottega, mamma, tutto le tagliere, tutti i mobili, che se che disse mamma lo faccio io, e fece 300.000 lire, avemmo tutta la somma intera. Tutta gli americani poi che passavano per il paese lanciavano cioccolate, caramelle e gallette straordinarie. Perciò noi all'America dobbiamo molto, molto. Io sono molto contrastata, sono rimasta male che del dopoguerra e quelle che abbiamo avuto i benefici hanno parlato poco ai ragazzi che sono venuti. Ma perché bisognava parlare di più. La storia, perché non... la storia fino a un certo punto, figlia mia. Ma poi invece gli anni 60, quando c'è stato il boom economico, quando c'è stato il boom economico, che è durato 3-4 anni, diciamo, c'è stato un mio parente che ha detto: hai fatto benissimo a fare, insomma, ho cercato di avere un appartamento facendo il mutuo. Dice: sei stato molto intelligente, perché questo qui durerà ancora per 3-4 anni, 3 anni, e poi finirà. E così è stato. E io mi sono trovato un appartamento che mi costò, dopo 15 anni, 5 milioni, mentre che adesso ne vale molto di più. Mentre la bisnonna, quando faceva la sarta, cosa ti ricordi? Ah, mia madre poi era una sarta finissima. Da lei dovevano andare per fare i vestiti di lusso, i vestiti importanti. Allora ha servito pure una marchesa di Cervite e una duchessa imperiale di Cufteri. Quando la venivano a pigliare per la misura, veniva la carrozza tirata da 2 cavalli bianchi. Mamma mia! Quindi... E mia madre domandava a questi ricchi: come andava la loro finanza? Allora loro dicevano: se va la montagna
fondiamo sulla montagna, se va il terreno sul terreno, se va il mattone sul mattone. Dice che poi se viene meno qualche cosa, dice c'è i titoli, giocare in borsa. Figuratevi che mia madre ne sapeva tanto che non vi so dire come è stata economica, ha saputo fare le sue cose, che mi ha fatto trovare 5 appartamenti. Mamma mia, quindi beh, questo vuol dire avere capacità, avere inventiva. Spesso si dice che al Tanto è sud. vero che Fai parlare. ci fu Fai, un Elso, fai signore la domanda, Elso. che la conosceva molto bene, disse: Angela, disse Sergio, se al governo il portafoglio del governo viene gestito da tua madre, l'Italia sarebbe ricchissima. Certo, no, ma anche perché si dice sempre, noi abbiamo degli stereotipi, diciamo noi, cioè si dice sempre ma al sud sì, però non hanno voglia di far molto, invece al sud c'è gente che si è data No, molto da no, no. fare e ha costruito per la propria famiglia Sì, sì, un sì. futuro vero, un futuro Poi vero. papà era un ottimo carpentiere, faceva delle carrozze, dei carri stupendi. Noi aiutavamo 4 di noi, ragazzi, lo dovevamo aiutare quando lui metteva il cordone di ferro vicino alla ruota, lo faceva tutto di fuoco, poi lo doveva battere e noi su 4 trave che mantenevamo la ruota fissa a terra, e lui dava le martellate e metteva il ferro vicino alla ruota. Poi dopo dava 10 soldi a ognuno di noi, correvamo a comprare il gelato o le Vedi, caramelle. questo era uno dei lavori che facevate. Poi, poi col dopoguerra c'è stato un po' di ripresa, poi anche per lei è arrivata la No, sua c'è stata una famiglia. Certo. bella ripresa e la ricostruzione. E con la ricostruzione sono venuto su delle case che erano mezzo cadenti, erano così, insomma, si è un poco rifatta abbastanza. Però io quello che mi domando, ma com'erano quei tempi che pure per mettere un vetro che si era rotto vicino vicino a un impisso, era raro, insomma, i soldi, c'era poco giro di soldi. E vivevamo con poco. Non è come oggi che quando si va al supermercato, si va a fare la spesa, si ha bisogno di tanto, 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 perché si riempiva col primo piatto. Il secondo se c'era, a noi c'è stato sempre. E poi insomma si ci arrangiava un poco, ma adesso no. Adesso abbiamo Certo. pigliato delle abitudini, dell'abitudine, che ci vogliono molti soldi per andare avanti. Certo, ci hanno creato delle necessità che Eh sì, sono perché noi inutili. che abbiamo fatto? Degli americani abbiamo preso delle abitudini, grand picnic, questo, quell'altro, sotto, e non abbiamo visto magari le cose più necessarie. E Certo. allora la vita nostra, se i soldi non bastano, è perché riteniamo avere un tenore di vita al di sopra delle Certo. entrate. Prima la donna stando in casa bastava un solo stipendio. Poi le donne Certo. erano ricamatrici, sarte, insomma, si arrangiavano a fare tante cose. Invece adesso Certo. no. Ci sono tanti lavori che non ci sono più, che sono No, ma scomparsi. non ci sono più, per esempio, la ricamatrice non c'è. La sarta proprio personale è diventata rara. Ma poi ditemi un poco. Non standoci tutti questi mestieri, io dico così, l'istruzione fino alla terza media andrebbe bene per il panettiere che deve saper fare il pane, il dolciere che deve fare, saper fare i dolci. Ci sono dei mestieri che non hanno bisogno di tante istruzioni. Quando uno si vede in mano il diploma, abbandona il mestiere e vuole la cattedra oppure la scrivania. E così perdiamo tanti E mestieri. perdiamo veramente tempo e perdiamo anche lavoro. Voi ammettete che dove è impiegato mio figlio, e anche la tecnologia, è venuto su una macchina che ha messo a riposo 50 operai. Quando lui entrò erano 500, adesso a stento sono 200.
Certo. E se noi mettiamo pure la robotistica, qui l'uomo diventa inerte seduto sulla sedia. Certo, ma noi, lei non sa quante battaglie si fanno per spiegare ai giovani che l'importante non è avere la laurea, ma conoscere un mestiere, l'elettricista, il carpentiere, sì, sì. Il falegname, il muratore. Non li vedo creativi, non li vedo creativi, invece prima erano molto creative, adesso con tutto questi computer, ma voi ammettete, ma anche il leggere è stato certo. Abbandonato. Io a 12 anni ho letto La Pia dei Tolomei. Mamma Io ho mia. Letto I Miserabili. Mamma mia, che ho coraggio. Letto, ho letto Delitto e Castigo. Avevo 12 anni. Oriana Fallaci. Noi non ne parliamo della Fallaci con la trilogia, con le sue cose, e poi Indro Montanelli, che io poi ho adorato sempre. Giornalismo, io ho una predilezione per tutti i giornalisti e i bravi giornalisti. Certo, anche quella. Io anche quello... proprio questo volevo essere una giornalista. A 12 anni, alle scuole medie, che tolsero il tema e misero la cronaca, Mussolini ci avviava al giornalismo, perché certo. La cronaca fa parte proprio quella. Certo. E allora io nel tempo di Natale, che bisognava fare delle cronache, come si dice? Il quadernone di 2 centimetri, lo riempì con 130 cronache. Mamma ed mia. Erano bellissime. Quelle cronache venute sviluppate sarebbero state dei racconti. Certo. Ma me lo dovevano dare. Io è rimasto nella segreteria, non l'ho avuto. Beato di lui che se l'è pigliato. Certo. Ma hai bisogno di una giornalista? Mia nonna certo. È disponibile. Certo. No. Ma è bello questo che abbia letto, scritto. Però poi lei ha avuto una vita intensa, non è che è rimasta sempre lì. No. Poi vi devo dire una cosa, in seconda media. Feci una cronaca e meno male sotto gli occhi degli insegnanti. Quando io consegnai la cronaca, tutte le facciate protocollo, a stento mise la firma, disse brava, bravissima, però dice io mi assento un momento, vado di là con la mia cronaca in mano. Dico, ma dove va, professoressa di casa? Sapete dove era andata? Nel quinto ginnasio, che c'era pure il quarto e quinto ginnasio, lesse tutta la cosa. Poi disse, domani mandami tua madre. Quando andò mia madre, disse, ma io che devo fare? Signore, vi devo dire una cosa, io nemmeno al liceo avevo scritto come vostra figlia in seconda media. E meno male che l'ha fatto in mia presenza, altrimenti non avrei creduto. Mia figlia, poi andando a scuola, alla quarta elementare, mi chiamò l'insegnante. Dice, venite così. Dice, io vi devo fare, questa l'ha fatto qui in classe, ma se no io non la potevo. Si ripete, ma vedi un poco, perché cosa? Niente di nel tema aveva scritto che stava venendo l'inverno, però sulla cima del monte si intravedono le prime nevi. Intravedono, non certo. Si vedono, poi le prime. Certo. E dice, non mi meraviglio, perché io ho anticipato pure io i tempi sul fatto. Poi, come lettura, una montagna di libri, non ve lo so dire. Ho letto, io mangiavo e tenevo i libri sopra le ginocchia aperte. Adesso certo. Si legge poco. Ma c'è questo sicuro. Peraltro, lei si vede, chiacchierando con lei, la sua... possiamo dire la sua origine campana, la sua napoletanità, perché avete un modo di affrontare le cose che è sempre positivo. Lei non ha mai pensato negativo, ha avuto pensato che poteva andare male qualcosa? No, vedete, a me mi hanno attribuito il sesto senso. E io ho avuto un episodio che ve lo voglio raccontare. Tutte le volte che sono salita al Piemonte, una sola volta sono andata con l'apparecchio, poi sempre o con la macchina e al ritorno scendevo con il treno. Una di queste volte che sono scesa con il treno, mi è capitato un fatto che ve lo voglio raccontare. E allora entro nello scompartimento,
c'è seduta una signora che mi guarda e mi sorride. E io dico, scusatemi, perché mi guardate? Dice, io vi aspettavo, mai conosciuta. Mentre che sta, mi dice, mi aspettavate, e perché? Dice, adesso lo capirete. Entra una seconda signora e si mette seduta proprio vicino a me. Mi saluta come se mi avesse visto sempre. Dice, allora siamo già in tre. Ma dico, in tre per fare che cosa? Dice, allora tu sei tornata? Dice, sì, sì, io torno da Genova, da un congresso di paranormale. Dico, bene. Allora, nello stesso tempo, io rispondo, vedendo questa situazione, ma mi sa che deve entrare una quarta persona. Dice, tra poco entrerà. Quando, permesso, permesso, entra una bella giovane alta, con una tracolla e sotto il braccio aveva tante cose. Dice, scusate, siete una giornalista? Appunto, io sono venuta per fare la Siena. Quando questo si è seduto, vi ricordatevi la mia meraviglia? Sì, però una meraviglia, non meraviglia. Io sentivo un qualche cosa che c'era. E allora dico, ma scusate, io sono rimasto tutta... Dice, no, no, dice, questo è stato tutto come una riunione di convegno. Dice, ma io vi devo raccontare delle cose. Il mio professore universitario mi dette un esempio di quello che io volevo sapere. Dice, vieni in Sicilia con me, che io ti faccio vedere come a dicembre un cespuglio di rose, tutto brullo, io te lo faccio vedere con le rose bianche. Dice, ma voi l'avete visto? Io l'ho visto. Dice, nello stesso tempo lui mi disse che di rimpetto, dove lui stava in quest'orto, c'era una seconda porta. Dice, io quando voglio comunicare con mia moglie, lei apre quella porta, gli altri non la vedono, ma io la vedo, parliamo così così e poi lei scompare. Voi che mi dite di tutto questo? Però una cosa vi posso dire, che io nella vita mi sono trovata in 5-6 circostanze importantissime, ma mi sono trovata e non mi dovevo trovare, che sono venuta anche a beneficio mio. Dovevamo fare la divisione, c'era un contrasto sulla divisione dei beni. Entro il portone, sotto il portone c'era sopra il balcone di una mia parente che stava dicendo in quel momento, intanto tu hai visto 4 stanze, 5 stanze, allora, ma quelle sono mezzo vecchie cadendo, sì, ma questo là, questo contrasto. E il padre andava contro la figlia e a favore mio. Allora io pensai che dovevo cedere uno dei magazzini giù che non mi sarebbe servito. Vado sopra e dico, papà, casa che ci sta, per non andare a finire al tribunale, mi sento che devo cedere. Dice, tu sei la padrona, cediamo. Dico, però, ti devi far dare il doppio del terreno. Dice, sì, proprio come dici tu. E allora così fu fatto. Quel cambiamento, sapete quando di quel momento mi giovò a suo tempo 40 milioni, perché quel terreno è stato lottizzato. È stato fatto un palazzetto. Io ho avuto permuto in terra perché avevo più terreno. La mia parente è rimasta poco aperta. Io come facevo a sapere in quel momento che doveva aderire in quella maniera? Vuol dire che comportarsi bene paga. No, non ma essere vuol dire egoisti, che io paga. Un senso lo tengo. Perché pure adesso, questo che sta succedendo... Io me lo sentivo, perché il pianeta l'avevano abbandonato. Certo. E adesso certo. Che vi dico, è meglio che non vanno negli altri pianeti, che se non hanno trattato bene la Terra, non vadano ad infettare Marte, Giove e gli altri. Avete capito? Certo, sì, sì. È meglio che stiamo a casa nostra, che già abbiamo fatto abbastanza danni. Abbastanza danni qua. Ma che cosa vede... Che cosa succederà di qua in avanti con questo coronavirus, con questo pasticcio? Andremo meglio, andremo peggio? Cosa succederà? Vedete, io veramente vorrei dire che ci vedo un castigo di Dio. Certo. Vedo proprio questo. E poi non si tratta avvicinare, state avvicinato, non avvicinato. Adesso quello che dobbiamo fare, convivere con questo, però essere preparatissimi con... gli ospedali,
erano venuto giù. Io ho tenuto un parente primario che mancava perfino l'alcol, e perfino Certo, lo vatta mancava. certo, E certo. bisogna avere molta coscienza, anche degli infermieri capi, di non far uscire fuori delle cose, Certo. trattenerle nell'ospedale, non approfittare. Certo. E ai giovani cosa potremmo dire? Che, perché lei mi diceva che ha letto molto, studiato molto. Quanto è importante? Adesso ci sono anche le scuole chiuse, sembra che non interessi a nessuno cosa fanno i giovani. Invece è importante che imparino qualcosa, che leggano, No, anche se la scuola è chiusa. vedete, noi non abbiamo anticipato mai i tempi. Quando l'industria stava venendo su, dovevano preparare gli specialisti per l'industria. Mio figlio, che è uno dirittone ed è un mezzo, diciamo, inventore, per non dire tutto per l'impero, perché sapete che mi fece una volta? Lui teneva 15-16 anni, io ero andato al mercato a fare la spesa e stava rientrando. Dice: mamma, cammina dritta al centro del corridoio. Dico: ma perché camminare? Quando mi sono trovato al centro e squillato l'allarme, lui aveva costruito un allarme. Mi cade la borsa dove c'erano le uova, si ruppero 9 uova, fece una bella frittata. Poi, da piccolo, il papà gli aveva regalato un bel apparecchio, che vi dico, volava pure, era bello, lo smontò tutto, non si potette trovare il cuore di questo, e lui era piccolo. E allora sto cuore, vabbè, ma era piccolo lui. Quando poi si è fatto grande, 15 anni così, mia madre mi chiamò un giorno perché dormiva col lettino a fianco e mia figlia nel letto con la notte. Dice: Angeli, vieni, ci sarà qualche moscone sopra il comodino che mi dà tanto fastidio. Dico: mamma, qua Moscù, che le case stanno ventilatori. Lui aveva tirato fuori quel cuore dell'apparecchio, aveva fatto un ventilatore per stare più fresco. Quindi, Capito? voi avete proprio di famiglia Ah, no, sì, l'idea. questo fatto a papà era buono dell'arte sua, mamma era eccellente perché poi tagliava a mano libera. Non con le squadre, queste e quell'altro, gessetto in mano libera. La santa, la santa. Questa è una cosa straordinaria, fare Sì, in mano libera. certo. Fare i salti Poi così, lo sì. zio era inventore. Questo zio poi, Vincenzo Carpentieri, aveva fatto dopo le scuole elementari una cosina così. E se non che se ne andò a Torino per saperne meglio come meccanica. Poi da Torino valicò le Alpi e andò un poco in Francia. Quando è tornata, che poi ha fatto questa invenzione e tante cose, quando veniva al ragionamento e litigava davanti al caffè, facevano quegli ingegneri: ma tu sta laurea dove te la sei presa? Dice: venite a casa mia, vedete qualche laurea vicino a lui. Vedeva i brevetti e vedeva tutto Certo. il tavolo di disegno. Dice: io non ho pigliato nessuna laurea, nemmeno da geometra. Ben sa, Perché però aveva tutto nel cervello. Aveva due amici, uno teneva un grande pastificio e un altro teneva una fabbrica di pomodoro. Allora quello della fabbrica di pomodoro diceva: Vince, veramente vorrei un qualcosa che pela le patate e diciamo, e le altre cose, melanzane, che te la faccio. Dice: Vince, veramente qualcosa che tappa le bottiglie così così, te la faccio. Quell'altro, l'essiccamento per la pasta. Perché prima, figurato, si metteva sui sacchi, sui marciapiedi dove passavano le carrette. Allora lui che fece? In un grande stanzone, torno, mise delle sbranche di legno e appeso si mettevano i maccheroni. Poi al centro c'era un grande ventilatore che asciugava tutto. Allora, tra un'amica e un'altra amica, capito? Era Certo. meccanico proprio delle cose industriali. Bisogna dirle queste cose, Elso, perché i giovani devono capire anche che le cose non vengono subito, c'è sempre uno studio dietro Adesso ogni tengo anno. la fortuna che uno dei miei nipoti, che mio figlio ha fatto i gemelli e si chiama Mattia, ha un'idea creativa, tanto che per metterci in comunicazione ha messo molto lui la mano a vedere quello che si deve fare e ne sta venendo un tecnico.
Bene. Importante, importante. Io lo chiamo il piccolo inventore. Beh, voi in famiglia avete una tradizione ormai di brevetti e di inventori. Io ero brava anche nel disegno, il disegno davvero. Una certo. volta il professore in terza media mise sulla cattedra un bel ramo con tre limoni e tante foglie. Delle foglie erano pure accartocciate, ma io la feci così perfetto, anche con le ombre delle foglie che mettevano a terra l'ombra, che figurate, era più bello quello che avevo fatto che nemmeno quello naturale. Lo stesso mia madre chiamava, gli sono detto un poco, signor, che la devo mettere in cattedra. Dice una signora in camicia, una donna in camicia, così, così, ma la feci così bene che non sembrava che stava sulla carta, ma che si sta lì poggiata. Certo, no, è arte, ma è anche scuola di vita questa, perché poi insegna a vivere. Ma poi ero brava anche in ginnastica, perché in seconda media io saltavo senza asta, in mezzo di gli amici di nemmeno 40 centimetri. Ah sì, allora ma infatti andare. Poi abbiamo visto le foto da giovane, era longilinea. Allora quindi io ero piccolo italiano, si doveva andare allo stadio a Salerno Vestute per fare una gara. E allora dice, mamma, mo mandiamo a te, ti mandiamo come giovane italiano. Allora quando vedi il microfono dice, si presenta la giovane italiana, che argentina, che angelo, questa che la. Io ero piccolo, sei italiano, e feci il salto pure te. Mamma mia. Battute di male, non mi so dire. Certo. I maschi, anche di quinto ginnasio, non erano capaci. Quindi ma lei ha fatto un po' di tutto, ha avuto una vita avventurosa. Noi abbiamo detto, noi siamo a Rivarolo, lei in provincia di Salerno, Emilio a Orlando. Lei a Rivarolo in Canavese viene ogni tanto. Ma non sapete poi che è successo per la conclusione. Io sono caduta e mi sono rotto un braccio, perché alzando per un gradino per entrare dal salumiere, non feci l'alzata bene e cadde a terra, il braccio mi lo sentì talmente staccato, dico, per piacere pigliatemi il braccio, pensavo proprio che si fosse staccato. Mi fece il pronto soccorso, andai all'ospedale, questo che là, c'era un bravo toro, si chiamava un bravo dottore, insomma fui trattato a Sarno, non nel nostro, a Sarno, perché là c'era questo ortopedico. Se non che è successo? Che prima di venirmene, venne sopra nella camerata l'anestesista con un primario. Una donna dice, che secondo me si presenta un'altra operazione. Dice, scusate, dice, no signora, noi vogliamo avere il piacere, dice, il primario, di conoscere la signora Colta. Io Colta, dice, terza media. Colta. Dice, no, non è necessaria terza media che sia. Lei ne sa più delle laureate, madonna, vedete. Sono delle cose, non le vorrei dire perché sono anche modesta, però mi sono capitata delle cose, i galloni, il braccio si è rotto apposta perché io dovevo avere questa conferma. Esso certo. Ti chiedeva, nonna, di Rivarolo, ti ricordi Rivarolo? Rivarolo poi è rimasto nel mio cuore, Torino non ne parliamo. Quando certo. Sono andata a Reggio. Figuratevi che io sono stata alla Scala di Milano e ho visto il Trovatore di Verdi. Al vostro, come si chiama? A Reggio. Ho visto la fanciulla del Vesti, ho visto Rigoletto. Poi al San Carlo ho visto la Tosca. Poi all'Alfiero abbiamo visto tante altre cose. Io ho passato 21 teatri. E a Parigi, quando poi a Parigi, madonna, le Folies Bergère. Le Folies Bergère a Parigi. Ma quindi ho fatto anche i viaggi in Inghilterra, Francia, Spagna. Spagna e l'altro, come si chiama? Marocco. E non quindi mi sono detto, quando mi sono trovata alla Canta di la cosa di Parigi, mi sono abbracciata una colonna e l'ho baciata, che finalmente ho visto Parigi, perché mia madre, essendo una sarta famosa ed aveva questi clienti importanti, le faceva arrivare da un signore che vendeva il giornale il catalogo
la moda parisienne. E su questa moda parisienne che c'era? La Torre Eiffel. E la Gran Lumière. Figurate, quando arrivava questo qui, io lo baciavo, lo stringeva al petto e diceva andare a Parigi. Figurate quando mi trovai a Parigi. Certo. E quando mi trovai al Piemonte, piansi lo stesso, ma commossa molto quando vidi le Alpi e il Po. E l'America, perché non sei venuta in America? Quando, che sei detto dell'America? Che se avevi 10 anni in meno saresti venuta a trovarmi? Ah, senz'altro. Però con la fantasia ci arriva. Poi lui mi manda tante cartoline, tante cose, insomma. Sì, però avere un nipote in America, insomma... Ah, vedete, io sono orgogliosissima di lui. Certo. Anche perché fa, noi l'abbiamo già incontrato con lui, incontrato così come abbiamo incontrato lei. Vedete, è creativo, è certo. Uno che non sta fermo col cervello, con la persona, non sa, ecco, non è... Ha il marchio di famiglia proprio. Sì, sì, una cosa straordinaria, perché io vedo nei giovani un'apatia che certe volte io mi sento male, dico, ma che diamine? Certo. E allora secondo me era buono quando facevano il soldato, che si dovevano alzare alle 6 di mattina, farsi la branda e mangiare nella gavetta. Adesso imparavano un po' comodità e dipendono dal portafoglio fino a 40 anni dei genitori. Certo, e questo è davvero una brutta cosa. Allora, Emilio, adesso abbiamo conosciuto anche tua nonna, ma poi la coinvolgeremo in qualche modo ancora, tua nonna. Ma io mi vorrei vedere di persona. Allora, noi... Se, a trovare, se riusciamo in uno dei viaggi, se siamo dalle parti del sud, ci mettiamo d'accordo e veniamo sicuramente a trovarla, perché lei è troppo simpatica e conoscerci di persona è tutta un'altra cosa. Grazie. Forse non merito tanto. No. Se lei dovesse venire però al nord, assolutamente... Ce lo faccia sapere, Emilio, Achille, qualcuno ce lo deve far sapere, perché in qualche modo ci dobbiamo vedere. E voi per siete forza. Una simpatica persona e una persona anche con un bel cervello, molta materia grigia, No, sai qual è il nostro pregio, noi della nostra associazione, ma quello di Emilio e di tanti gli altri, che sappiamo di non sapere e vogliamo imparare da qualcuno che... può insegnarci qualcosa. E quando incontriamo persone... Scusate, io sto facendo pure il diario, sono più di 20 anni. È un libro, un librone alto 3 centimetri, l'ho quasi tutto ultimato. Mi raccomando che non vada perso quello, perché lì c'è un pezzo di storia. Sì, perché ho messo tante cose che si facevano anticamente, per esempio, che non si fanno più, delle usanze, delle cose. Però è bello, per esempio, pure il fatto della tredicesima nel 43. Io l'ho vissuto. Certo. E non ho vissuto il beneficio. Il beneficio. Certo, sì. E poi... sono momenti e trasformazioni della nostra società che noi non abbiamo visto e che è giusto che lo vediamo così. Ah sì sì, il fatto della trasformazione, vedete, però quello che io voglio dire, tutto dipende dall'uomo, perché volere e potere. I ragazzi devono essere più creativi, si sono dati troppo alla droga, ma sapete che è stato pure, certi divorzi non fatti bene. Perché quando si divorzia i figli non si trascurano, si punta sui figli e non si pensa solo il sesso. A me mi sembra che il mondo si regge sul sesso. Certo, no, ma sicuramente lei ha detto una cosa molto bella, perché al giorno d'oggi non solo le famiglie che si separano, ma anche quelle che stanno insieme, i figli li trascurano un po' troppo. Anche se si lasciano, però che non trascurano i figli. Certo. Perché sono state frutto dell'amore quando si amavano, e dunque non si devono trascurare. Non si devono trascurare mai, sia che ci si lasci, sia che si rimanga insieme,
perché ci sono anche famiglie che rimangono insieme ma che i figli li trascurano lo stesso, perché il lavoro, il divertimento, no, i figli sono una parte importante della famiglia. Vedete, e sono il nostro futuro. Però fermarsi un poco, invece di pensare un picnic, andare su e giù, colloquiare un poco a tavola. Questo mio figlio lo sta facendo, anche mia figlia. Interessarsi della loro vita, del loro futuro, tante cose. Io pure ai miei nipoti, che non mancano di niente, perché il papà tiene un buon impiego, perché là è intelligente. Poi nello stesso tempo la mamma è professoressa di lingue. Dunque lo stipendio c'è, poi quella abitazione che ho avuto in pernota l'ho data a lui. E allora praticamente non pagano nemmeno, ma quelli che hanno dovuto pagare un asilo importante, 600 euro al mese, perché sono gelosi. Certo. Però non pagando il fitto di casa, è andato per pagare, insomma. È stato un grande sollievo questo. Certo. E dico ai ragazzi, dico, non credete che in tutte le famiglie si sta e si vive come voi. C'è chi desidera qualcosa, desidera pure un paio di scarpe in più, un vestitino in più, mangiare meglio. Loro lo devono capire. Certo. Il benessere non è generale per tutti. Non è scontato, certo, il benessere. Bisogna apprezzare di più, essere più grati di quelle che sono le cose. Questo sì, questo sì, questo sì. Certo, allora, sicuramente sì. Sicuramente sì. Allora, Emilio, io intanto ringrazio te per averci portato tua nonna. Devo ringraziare anche che noi l'abbiamo solo intravista prima, perché se tua nonna è riuscita a parlarci è grazie alla nipotina che ha fatto da consulente. Madonna, Flavia. Flavia, si chiama Flavia. Flavia in gamba, Mattia in gamba, lei. Ma Flavia mi sa che è pigliato molto della nonna. Ah sì, perché sì. Ha fatto il tecnico, ecco, la vediamo in chiusura, la vediamo anche Flavia. Sì, sì. La generazione. Ciao Flavia, ciao. Se non era per te che facevi partire l'audio e il computer, la nonna non riuscivamo a sentirla. Ma quanti anni hai, Flavia? 10 anni. Allora è l'età giusta per incominciare a inventarsi qualcosa nella vita, prendendo molto dalla nonna, ovviamente. Deve leggere molto. Bene, va bene. Allora, io saluto Emilio e ti ringrazio per averci portato tua nonna. Grazie. Saluto Angela Carpentieri, è stato bellissimo. Dialogare con lei è stato bellissimo. E anche Flavia. Tante buone cose. Grazie. Vi ringrazio davvero. Grazie Emilio, ci rivediamo, ci risentiamo e con la figlia, così vediamo tutti. Sono onorata e felice di avervi conosciuta. E noi di aver conosciuto lei, Emilio, ci ha fatto conoscere una persona splendida. Voi fate parte del buon giornalismo. Bene, sono contenta. Grazie mille. Grazie e buona serata. Grazie. Grazie.